Altre visite guidate in questo fine settimana alla scoperta di altri luoghi molto suggestivi della città. Uno è questo qui, dove ci troviamo in questo momento, il monumento ai caduti di Como, zona Stadio Sinigaglia. Enrico Colombo dell'Archeologica, buongiorno. Buongiorno Marco, ciao a tutti. Buongiorno, allora questa è la prima visita guidata, però ce n'è un'altra sabato, esatto, giusto? Esatto, sì, sabato mattina abbiamo due percorsi. Il primo è la Como Razionalista, dove apriremo eccezionalmente le porte ai monumenti caduti. Quindi come noi siamo entrati l'altra volta, potranno entrare, esatto, e salire su in cima? A salire su in cima ci sarò io con Giulia Castelnuovo a fare le visite. Pazzesca la vista da sotto, quindi io credo che vale la pena. Guardate che alto che è il monumento ai caduti qua a Como. Dicevi, scusa Enrico, vai. Esatto, sabato mattina dalle 9:30 alle 11:30, per quelle due ore abbiamo la possibilità che ci ha dato il Comune di Como di aprire eccezionalmente il monumento ai caduti. Pertanto, ecco, noi chiediamo la prenotazione sul nostro sito. Ci sono quattro turni, dalle 9:30 alle 10, dalle 10 alle 10:30, 10:30 alle 11, 11 alle 11:30. Il numero di persone è un po' ristretto, pertanto, ecco, chi prima arriva meglio alloggia. E allora, prenotazioni immediate, se riuscite, al sito della Società Archeologica Comense. Esatto. C'è anche San Carpoforo. C'è anche San Carpoforo, che si inserisce all'interno di un altro percorso, che è il Romanicum, alla scoperta di tre edifici simboli dell'architettura romanica: la chiesetta di Santi Cosme e Damiano, la basilica di Sant'Abbondio e appunto la chiesa di San Carpoforo. Ecco, si possono fare tutte e due, si può arrivare qui al mattino per parcheggiare la macchina nell'area stadio, fare la visita qua, al monumento, esatto, ai caduti, andare a Santi Cosma, lasciargli la macchina gratuitamente, fare Santi Cosma e Sant'Abbondio e poi spostarsi sempre con la macchina a San Carpoforo, parcheggiare ancora lì gratis. E noi siamo qui lì tutta la mattinata, pertanto vi aspettiamo. Ecco, questo è molto importante, quindi anche la possibilità di lasciare l'auto, esatto, per chi vuole venire. Prenotazioni obbligatorie e comunque è importante questa per la normativa anti-Covid, esatto, quindi questo ricordatevelo e fatelo subito allora. Ci sono gli eventi Facebook, c'è la pagina Facebook, c'è il sito internet, tutte le info sono lì a vostra disposizione. Ci sono tutti i contatti, ecco, noi vi aspettiamo perché, ecco, il Monumento ai Caduti è un'occasione più unica che rara. È assolutamente, come dice Enrico, una cosa veramente unica, noi l'abbiamo visto, ne vale la pena da lassù, ripeto, adesso ve lo faccio vedere, non vi vengano le vertigini, ma salirete. Ecco, l'unica cosa che dobbiamo dire ai nostri amici, l'abbiamo fatto anche noi, ci sono degli scalini. Ci sono un po' di scalini, dunque ci sono, prendere il fiato. Ci sono un po' di scalini da fare, però ne vale la pena. Se non siete mai venuti al Monumento ai Caduti, sabato con l'Archeologica è l'occasione per poterlo vedere. Poi appunto anche San Carpoforo, assolutamente sì. Un'ultima cosa, com'è andata il primo sabato, che risposta c'è stata? Abbastanza bene, c'è stata curiosità, voglio di vedere questi angoli nascosti della città. È stata una bel sabato, ecco. Speriamo che anche sabato 17 e poi gli altri sabati abbiano lo stesso seguito.